adesso ci accingiamo ad osservare il transito meridiano del 1° ottobre dal disco dell'equinozio, sempre per vedere l'asse dell'obelisco come è combinato. Allora, per farlo venire un po' più basso, devo fare così. Ecco, abbiamo pure la ghost image lì sotto, perfetto. La telecamera è in asse con la stella, anzi per meglio dire in asse con la meridiana. Sono i 12:50 e 15. E il video è già in corso. Un momento di calma, non ci sono. Aspetta che sono state nel centro del colonnato, ma è solo un'idea perché la piazza è piena. Se ti sposti mi dai un po' una cortesia. I am doing a video of this phenomenon. Yeah. Oh! Yes. Sorry. No. Sorry. Allora, il bordo dell'obelisco, dell'ombra, mancano 6 zampettine, in circa, al momento del contatto, rispondono normalmente a 6 minuti. Questa invece il centro del puntale si trova ancora a 3, 6, 9, 10, 11 centimetri, quindi 11 minuti, in questo caso avremmo la transito meridiano alle 3.03. Queste sono stime approssimative data la velocità di un San Pietrino al minuto. Forse si può ricalibrare un attimo la posizione, anche se non conviene mai farlo. Quindi così non mi sento di farlo. La telecamera è proprio in asse con l'obelisco, con la meridiana, con i 7 cm di granito che costituiscono la linea meridiana. Adesso i centimetri di distanza sono diventati 5, quindi sono 5 minuti al passaggio dell'onda. Il disco del centro del colonnato è completamente in onda, è quasi al centro, quasi in asse. Con l'ombra sappiamo che la distanza è di 90 cm, nel momento in cui sarà in asse possiamo stimare la velocità con 90 cm di spazio per corso all'altezza più o meno del disco dell'equinozio. Adesso siamo molto vicini al contatto e la telecamera sta arrivando nella pianeta. Ah, Anto, ma gli vuoi fare anche l'Antonio? Anda, Toma, adesso mi accade la maletta. Anda, Toma. Sta facendo la foto. Anto, come la chiave sai? Ma non so.
Ora in asse 54,12, 90 cm da adesso al momento del passaggio di linea. La telecamera sta entrando nella penombra. Cosa dici, Gullo? Allora qua è vero. Vieni avanti. Non devi mettere la testa lì. Ecco l'ingresso, il sole è a metà. Quasi in asse, 12,54. Mi metto un occhio sopra la meridiana. E adesso 12,59,06.
però dall'ombra sembra ancora vero. Una volta qua. Dall'ombra potrebbe essere adesso, 59.20. Adesso mancano 6 centimetri per segnare l'una, 12, 59, 40, il primo rintocco. Questo è quello invece del tempo universale. Non l'ho neanche sentito io. Do il fischio a 13.00.10 a 13.00.0. Andiamo a trostare la batteria adesso. Adesso l'ombra tangente al bianco del centro del colonnato ancora non è ricomparsa sul disco bianco della luce, ma con San Pietrino sul disco bianco degli equinozi. Difficile questa fase, perché osservando così il transito meridiano l'ombra impiega molto tempo per passare l'ombra meridiana, impiega molto tempo per passare l'ombra meridiana, mentre il puntale impiega un istante. Adesso si sta ricomponendo l'immagine. Wow! Andiamo per quelli? Che tanta cattiva? Rientri? L'entrata c'è di quasi in San Pietrino, la luce sul disco, manca un pochino, c'è una nuvola significativa che sta arrivando, ma ci sono pezzi. Adesso sta per ricominciare, ecco, sembra che sono 13.56 uscita, che la nuvola che è arrivata subito dopo. La media tra i 13.55 e i 13.02, diciamo 13.03, che è 12.59, poi devo fare ancora la media su 37, 12.59 e 19. Obelisco 12.59.07 il puntale, questo ci fa capire che non sono simmetrici, il puntale non è nell'asse, sull'asse del puntale. Comunque sì, è una rappresentazione che si può fare. La panorama, la panorama, la panorama.
riesco a prendere